Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo all'Aquila, dove si è da poco conclusa la cerimonia con il passaggio di consegne fra il presidente vicario della regione Abruzzo Giovanni Lolli e il neoeletto presidente Marco Marsilio. Durante la cerimonia c'è stato lo scambio del testimone, simbolicamente rappresentato da una targa d'argento dove sono incisi tutti i nomi dei presidenti della regione Abruzzo dal 1970 ad oggi. Nello scorso agosto, lo ricordiamo, Lolli era subentrato all'ex governatore Luciano D'Alfonso, che aveva vinto le elezioni nel 2014, dopo che quest'ultimo ha dato le dimissioni perché incompatibile con la nomina a senatore della Repubblica dopo le elezioni del 4 di marzo dello scorso anno. Allora andiamo a vedere insieme il servizio. Con la consegna della pesante targa del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio si è ufficialmente insediato a Palazzo Silone, sede della giunta regionale. Il passaggio di testimone tra il presidente vicario uscente Giovanni Lolli e il neo presidente della regione Marco Marsilio è stato fatto sottolineando ancora le criticità della regione. Questa è una regione che dal punto di vista del proprio apparato industriale, con tutti i limiti, e dal punto di vista della sua struttura agricola, sia per quanto riguarda la produzione, sia per quanto riguarda la trasformazione, è a tutti gli effetti una regione paragonabile a una regione del centro-nord. Ma dal punto di vista delle infrastrutture, vecchie e nuove, dal punto di vista dei servizi e dal punto di vista del funzionamento della pubblica amministrazione, è una regione meridionale. Siamo tutti consapevoli, e mi fa piacere che lo siamo in maniera trasversale, che questa regione potrebbe essere in grado di moltiplicare la propria capacità di produzione, di ricchezza, di posti di lavoro, di benessere per i propri cittadini, se riuscissimo a risolvere alcune importanti vertenze che non si risolvono soltanto lavorando duramente qui in Abruzzo, ma anche portando il tema Abruzzo sui tavoli nazionali ed europei, dove le scelte strategiche si fanno e si individuano le risorse necessarie. Quindi io mi metterò al servizio di questo progetto, insieme a me lo farà tutta la coalizione, che appunto alla quale chiedo di essere aiutato nel portare avanti questo immane lavoro, e anche alle opposizioni ovviamente rivolgo l'appello a lavorare nell'interesse della regione, a lavorare insieme per sfidarci sulla qualità delle proposte, non per bloccare quello che si fa, ma per appunto suggerire, proporre, aiutare soprattutto nelle cose che ci accomunano e che soprattutto sentiamo insieme come utili per la nostra regione. Quindi questo è lo spirito con il quale assumo questo incarico, spero insomma di avere la forza e di conservare sempre la serenità e la lucidità, nonostante immagino appunto, come già mi è stato detto dal predecessore, la giornata sarà sempre piena di carte, di faldoni e di dossier che piovono sul tavolo, perché ogni giorno sarà pieno di emergenze, però appunto cercherò di comporre una squadra che mi aiuterà a filtrare queste emergenze, a dividersi il peso di queste responsabilità e a fare in modo che poi si riesca ad andare avanti, ad assumere le decisioni che servono nell'interesse dei nostri cittadini. Il presidente Marsilio ha poi fatto un giro a Palazzo Silone visitando gli uffici e incontrando il personale. Adesso andiamo avanti e ci occupiamo di cronaca. Torniamo al caso dell'accoltellamento di Tortoreto. Si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del GIP di Teramo Marco Procaccini Fabiano Cistola, il 34enne che venerdì scorso ha accoltellato l'ex convivente sul lungomare di Tortoreto. L'uomo, difeso dagli avvocati Gennaro Lettieri e Claudio Iaconi, ha scelto la via del silenzio nell'interrogatorio di convalida dell'arresto all'interno del carcere teramano di Castrogno. Nel frattempo migliorano le condizioni di Giusy Montecchia, la barista di 39 anni di Villa Rosa. Dopo l'intervento d'urgenza al Mazzini di Teramo si è svegliata dal coma farmacologico e ha parlato sia con i medici che con i suoi familiari, senza ancora riferire nulla del drammatico episodio. La donna resta in prognosi riservata e già nelle prossime ore potrebbe lasciare il reparto di rianimazione.
Ed ora continuiamo con la politica. Il PD ha presentato oggi a Pescara la lista Piazza Grande a sostegno del candidato alle primarie nazionali Nicola Zingaretti. Sentiamo. Presentazione della lista che appoggia l'elezione eventuale di Nicola Zingaretti alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Il perché catena di questa scelta? Ma perché abbiamo bisogno di una forte e radicale discontinuità con il passato. Gli elettori ci chiedono di cambiare, noi dobbiamo offrire un'alternativa al Paese, a questo governo che sta portando il Paese a sbattere. L'unico modo per dare un'alternativa è quello di costruire un nuovo PD con un nuovo centrosinistra, ricostruire una larga coalizione di centrosinistra come abbiamo fatto qui in Abruzzo, perché in questo modo noi possiamo tornare a sfidare la maggioranza di centrodestra, la maggioranza populista che governa il Paese. Nicola Zingaretti è la persona migliore per fare questa scelta. La maggior parte degli iscritti sono già pronunciati qui in Abruzzo, la mozione Zingaretti ha ottenuto il 49% e passo dei consensi degli iscritti, quindi siamo già a maggioranza tra gli iscritti, siamo fiduciosi che con il voto delle primarie, dove parteciperanno anche tanti cittadini non iscritti al PD, Zingaretti sarà ampiamente oltre il 50%. Abbiamo bisogno di discontinuità rispetto al passato, sia rispetto al governo del Paese, sia rispetto anche a ciò che abbiamo fatto di buono alla Regione, ma con un giudizio degli elettori che è stato quello che è stato. Quindi senza abbiure abbiamo bisogno di cambiare. Invitiamo i cittadini a votare, si vota il 3 marzo dalle 8 alle 20, possono votare anche i non iscritti al PD e con il documento di identità alla tessera elettorale, venite a votare perché può ripartire una speranza per il Paese. Cambiamo argomento, i profili social della Giunta regionale d'Abruzzo sono al primo posto della top 10 delle pubbliche amministrazioni. Lo ha stabilito uno studio della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, reso noto in occasione delle giornate della Winter School che si sono tenute proprio nell'Ateneo Teramano. Sentiamo. Secondo uno studio condotto dal Digital Team della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, i profili social della Giunta regionale d'Abruzzo, in particolare Facebook e Twitter, gestiti dall'Ufficio Informazione Social, rappresentano una best practice. È quanto emerso all'Ateneo Teramano nelle giornate della Winter School, incentrate sul tema social media e pubblica amministrazione. Con oltre 43.000 like e una media settimanale di interazioni che raggiunge quota 6.000, il profilo Facebook della Giunta regionale d'Abruzzo non si colloca solo nella top 10 dei social media delle pubbliche amministrazioni abruzzesi, ma è stabilmente al secondo posto tra le regioni italiane come capacità di coinvolgimento degli utenti. Quella di oggi è una giornata estremamente importante per la comunicazione, ma soprattutto la comunicazione affidata al web, ai social media, ed è stata organizzata in collaborazione con Social PA, che è un'associazione a livello nazionale, che ha appunto l'obiettivo di promuovere, di diffondere la comunicazione pubblica attraverso appunto questi nuovi mezzi. In Abruzzo esiste un coordinamento territoriale, quindi esiste un coordinamento PASocial Abruzzo e il coordinamento raccoglie, diciamo, tutte le figure professionali, quindi giornalisti, webmaster, comunicatori, insomma è un mondo, diciamo, che sta nascendo per alcuni versi e che può trovare una casa all'interno di questo coordinamento. Eccellente anche l'appeal del profilo Twitter della Regione Abruzzo, seguito da ben 13.500 followers, che lo fanno attestare nella parte alta della classifica delle regioni. Di buon rilievo anche le performance del profilo Facebook ufficiale del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Visit Abruzzo e del profilo Twitter Your Abruzzo, gestito dallo stesso Dipartimento con oltre 4.000 followers. Il contratto collettivo delle autonomie locali prevede dallo scorso anno specifiche figure professionali per le attività di comunicazione e informazione.
Questo riconoscimento del contratto è arrivato all'esito di un percorso molto articolato che è partito con la legge 150 del 2000 e di questo riconoscimento la Regione Abruzzo non può non tener conto. Prevederà pertanto a breve di istituire dei percorsi sia di selezione che di formazione specialistica per questi due tipi di figure e provvederà quindi ad adottare atti organizzativi che non solo riconoscono, come già è, la valenza strategica delle attività di informazione e comunicazione, ma riconosca la strategicità dei processi di reclutamento e formazione delle figure professionali che se ne occupano. Nella top 10 social delle pubbliche amministrazioni abruzzesi figurano anche i comuni di Pescara, Tagliacozzo, Pineto e Civitella Arfedena, il PNALM, la Camera di Commercio di Chieti e Pescara, la provincia di Teramo e l'ASL di Lanciano Vasto Chieti. A Pescara si è svolta la tavola rotonda con i vertici nazionali dei consorzi di bonifica. L'incontro ha avuto il titolo Prospettive ed opportunità nelle azioni di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici e alla gestione dell'acqua. È un ruolo che dobbiamo rilanciarlo anche alla luce di quelli che sono stati e che saranno purtroppo i cambiamenti climatici che caratterizzeranno tutti i territori. I territori che hanno bisogno di essere sicuri, che siano resilienti a quelli che sono i cambiamenti climatici per i cittadini e per le attività economiche. Per quanto riguarda l'agricoltura, che purtroppo sarà uno dei settori che subirà in modo importante quelli che sono i danni dai cambiamenti climatici, essendo che viene fatta all'aria aperta e sotto il cielo, è chiaro che sull'agricoltura abbiamo bisogno di infrastrutturare questo percorso, queste infrastrutture, delle infrastrutture che sono necessarie a garantire la competitività delle nostre imprese agricole a livello internazionale, nella distintività, essendo un paese del Mediterraneo, di poter utilizzare l'acqua. La sfida è quella di utilizzarla al meglio, di trattenerla, ma che di certo dobbiamo garantire quello sviluppo di quei territori che passa da un agroalimentare di qualità. Presidente, qual è lo stato di salute dei consorzi di bonifica abruzzesi? Credo che l'Abruzzo in questi anni abbia fatto tanto per uscire da quelle situazioni di commissariamento che hanno limitato quello che è lo sviluppo dei consorzi. Oggi i consorzi di bonifica a livello nazionale sono degli enti moderni, sono degli enti innovativi perché garantiscono quelle funzioni pubblico e private che diversamente altri soggetti non riuscirebbero ad affrontare, situazioni di area vasta, situazioni di regimazione delle acque ma soprattutto di distribuzione delle acque irrigue. Su questo crediamo che i consorzi di bonifica devono giocare un ruolo importante nelle pianificazioni del territorio, in modo sussidiario con gli enti locali, per quello che ci compete, dobbiamo riuscire a mettere in campo tutte quelle sinergie in grado di far comprendere ai cittadini quanto sia importante il nostro ruolo, ma soprattutto dare delle risposte in tempi rapidi a quelle che sono le criticità che purtroppo anche in questa regione, come l'Abruzzo, essendo una regione con l'Appennino, con l'Appennino che ha un ruolo centrale, di forte crisi di dissesto idrogeologico. Adesso ci spostiamo in provincia di Chieti, ormai vetusto il depuratore di Borgata Marina a Torino di Sangro, alla foce del fiume Sangro. Entro un anno sarà smantellato, l'impianto fu anche sequestrato nel 2011. Al via i lavori di dismissione del depuratore alla foce del fiume Sangro. Dopo 40 anni di attività a singhiozzo, ormai vetusto e arrugginito, non più in grado di svolgere l'importante opera di depurazione delle acque. Entro un anno la struttura, che cade in Borgata Marina nel territorio di Torino di Sangro e da qualche anno in abbandono, sarà completamente demolita. L'area bonificata, le acque reflue convogliate verso l'impianto di Fossa Cesia in grado di raddoppiare la propria capacità depurativa. Nel 2011 il depuratore di Borgata Marina fu sottoposto anche a sequestro per il mancato funzionamento e lo scarico di acque nel mare non depurate a norma. Già realizzate le condutture, i sindaci dei comuni interessati, Enrico Di Giuseppe Antonio e Nino Di Fonso, si sono trovati in piena sintonia sull'importanza del bypass per garantire un servizio fondamentale per la qualità delle acque e la tutela dell'ambiente. L'amministrazione comunale di Fossa Cesia, attraverso una variante urbanistica, ha proceduto ad approvare il progetto di raddoppio del proprio impianto proposto dalla Sasi di Lanciano. Dunque via libera la dismissione del depuratore di Torino di Sangro con i reflui di Paglieta e Mozzagrogna che saranno convogliati verso quello di Fossa Cesia. Circa 2 milioni di euro il costo totale dell'operazione.
E siamo così arrivati alla pagina dello sport, come ogni lunedì molto ampia, partiamo chiaramente dalla Serie B, poi andremo anche a guardare le altre serie, la C, ma soprattutto la Serie D con le partite che si sono giocate ieri. Come detto, iniziamo dal Pescara, seduta di rifinitura questa mattina per il Pescara, che già domani alle ore 18 sarà in campo al Vigorito per quello che sarà uno scontro diretto a tutti gli effetti per l'alta classifica contro la squadra dell'ex Christian Bucchi, pronto al rientro Balzano, che occuperà la fascia sinistra in difesa, Ciofani a destra, mentre Gravion sarà riportato al centro, viste le non perfette condizioni di Ugo Campagnaro. Ballottaggio in mediana fra Crecco e Melegoni. Tra i sanniti fuori, lo squalificato in prota. Dunque questa un po' la situazione che tra pochissimo andiamo a vedere nel servizio preparato da Andrea Costantini. Vi ricordo anche che domani sarà un pomeriggio molto ricco per quanto riguarda lo sport. Si comincia con Diretta Stadio alle 17:30 per seguire insieme appunto la partita del Vigorito, con solita formula Andrea Costantini con i suoi ospiti qui dallo studio e Paolo Renzetti in diretta da Benevento, e poi a seguire ci sarà anche Proteramo, appuntamento tradizionale delle ore 21 del martedì. Ma allora andiamo a vedere insieme il servizio sul Pescara per approfondire insieme questa settimana davvero particolare, con il Pescara impegnato in questo turno del martedì dopo la bella vittoria della scorsa giornata. Vediamo. Un vero e proprio scontro diretto, turno infrasettimanale denso di significati per il Pescara, che domani alle 18 giocherà sul campo del Benevento, che con una gara in meno ha anche un punto in meno del Delfino. Scontro diretto perché la classifica dice questo, e partite come quelle del Vigorito aiuteranno a capire se questo Pescara ha la forza di poter lottare fino all'ultima giornata per la promozione diretta in Serie A oppure no. Obiettivo dichiarato proprio del Benevento. La squadra di Beppi Pillon ha ripreso a marciare a pieno regime, vincendo in foto copia le partite con Crotone e Padova, subito due gol e poi difesa inviolata, anche se non senza sofferenze. A proposito di difesa, domani non ci sarà Ugo Campagnaro, uscito a inizio ripresa contro il Padova, con Del Grosso ancora indisponibile sarà il rientrante Balzano a occupare la corsia mancina, Ciofani a destra, mentre Gravion tornerà a comporre la coppia centrale con l'ex Scognamiglio. In mediana, ballottaggio tra Crecco e Melegoni, con l'ex laziale favorito. Pochi dubbi sugli altri, Brugman e Memuscià in mediana e Marras alle spalle del bomber Mancuso e di Monachello. Questa mattina la squadra si è ritrovata al Poggio, dove ha sostenuto la seduta di rifinitura. Nel pomeriggio la partenza verso Benevento, una partita per la quale il portiere Vincenzo Fiorillo indica la via. Sì, è una squadra che per la Serie B è una corazzata, era partita male e adesso ha ripreso terreno. La Serie B è fatta di questi momenti di alti e bassi. Se chi ha più equilibrio nel far durare i momenti negativi il meno possibile riesce sempre a rimanere agganciato alle parti alte, come stiamo facendo noi. Di sicuro andremo lì senza paura e proveremo a fare un'impresa. Il Benevento è in un buon momento e sta risalendo la classifica, anche se a Foggia ha sprecato un'opportunità, essendo a un certo punto in vantaggio di un gol e di un uomo, ma alla fine si è dovuto accontentare di un punto. I sanniti non perdono da 9 gare e in questo intervallo di partite hanno collezionato 19 punti, più di 2 a gara. L'ex Christian Bucchi dovrà rinunciare allo squalificato in prota e all'infortunato Di Chiara, ma ritroverà Volta, Antei e Letizia. Direzione di gara affidata a Marini di Roma 1, assistenti Grossi e Mastro Donato. Ed ora la Serie C, dopo la bella vittoria di Ravenna propiziata dalla tripletta di Saveriano Infantino, il Teramo torna a lavorare in una settimana particolare per la presenza del match di Coppa Italia fissato per mercoledì alle 18:30. Il Diavolo sarà impegnato sul campo della Viterbese per il match valido per gli ottavi di finale. Direzione di gara affidata a Luca Zufferli di Udine. Una partita nella quale il tecnico Maurizi darà spazio ai giocatori meno impiegati in campionato. Tuttavia le scelte saranno condizionate anche dalle notizie dall'infermeria. Oltre il lungo degente Speranza sarà indisponibile Giorgio
Giorgi per la ferita lacero-contusa riportata al Benelli. Da verificare anche le condizioni di Armeno, Mantini e Altobelli. Con l'avvento del mese di marzo il Teramo tornerà a giocare in campionato di domenica. Infatti il prossimo match è fissato per domenica 3 marzo alle 20:30 contro la Fermana. E siamo così arrivati all'ampia pagina di Serie D. Iniziamo da Francavilla, bel derby al Valle Anzuca fra Francavilla e Avezzano. Se la giudicano i padroni di casa nel finale a fare la differenza, lo sfortunato autogol del difensore marsicano Pierantozzi e in pieno recupero è l'ex Dos Santos a chiudere la pratica. Terza vittoria consecutiva per il Francavilla, che batte 3-1 l'Avezzano nel derby. Marsicani al primo KO della gestione con la vittoria. Rachini conferma il consueto 4-3-3 con Banegas, il grande ex Dos Santos e Mancini in attacco e con il capitano Palumbo in panchina al rientro dalla squalifica. Stessa formazione invece per Colavitto rispetto alla vittoria contro la San Giustese con Samba in panchina ed il tridente formato da Padovani, Bruni e Manari con il compito di provare a segnare. È una gara che fatica ad accendersi, c'è equilibrio in campo infatti fino alla mezz'ora quando il Francavilla protesta per una segnalazione di fuorigioco sul gol segnato in bello stile da Mancini servito da Bellanca. È l'episodio che desta entrambe le formazioni. Al 31esimo De Rocis apre molto bene per Manari, che mette praticamente in porta di Renzo, ma il centrocampista controlla male e si divora una ghiotta occasione. Al 34esimo il Francavilla risponde con un colpo di testa di Bosco, che termina di poco a lato dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Banegas. Un minuto più tardi però è ancora Avezzano, con Manari che prova ad incrociare da posizione defilata, con sfera che finisce alta rispetto allo specchio della porta. Ancora emozione al 36esimo, quando Bellanca dalla distanza chiama Fanti alla deviazione con i pugni. Prima di rientrare negli spogliatoi, Samuel Di Renzo fa spaventare Spacca, che deve allungare il passo per evitare che Padovani approfitti del retropassaggio del terzino giallorosso. La ripresa si apre con Dos Santos, che arma Mancini il suo sinistro, ma l'esterno trova pronto Fanti alla respinta. Al quinto, grossa occasione per l'Avezzano, con una traversa centrata in pieno da Kras, da calcio di punizione, a Spacca praticamente battuto. Dopo questa ghiotta opportunità il Francavilla colpisce. Dos Santos riceve il pallone e fa la torre di testa per l'inserimento di Banegas, che con il destro colpisce e porta avanti i giallorossi. 5 minuti più tardi i padroni di casa protestano perché Dos Santos riesce a toccare un retropassaggio di Pierantozzi con la difesa marsicana in contrasto. Il pallone poi viene allontanato sulla linea di porta con il Francavilla che chiede inutilmente il gol. Il pareggio dell'Avezzano però arriva qualche minuto più tardi. Dagli sviluppi di un'azione sulla sinistra, Bruni si fa trovare pronto su una respinta per calciare il pallone verso la porta e riportare in parità i marsicani. Al 34esimo è l'ex Dos Santos ad avere la palla buona per rimettere avanti i giallorossi. Servito da Banegas, l'attaccante si lancia verso Fanti, che però in uscita riesce a chiudere lo specchio della porta. La partita passa nelle mani del Francavilla nei minuti finali. Al 42esimo Banegas crossa verso l'area con Pierantozzi che svirgola il pallone depositandolo alle spalle di Fanti. A mandare i titoli di coda ci pensa Dos Santos qualche secondo prima dell'inizio del recupero, con l'attaccante che tiene fede alle parole pronunciate nel corso della settimana e non esulta contro la sua ex squadra. Il Francavilla allunga così a 4 gare la striscia utile, mentre l'Avezzano dovrà provare a rialzarsi domenica prossima nello scontro salvezza contro il Sant'Arcangelo. Dopo 2 sconfitte consecutive il Notaresco si riscatta espugnando Selvapiana e condannando il Campobasso, una delle squadre più in salute del girone. Candellori con un gran colpo di testa a firmare il blitz in terra molisana. Il Campobasso perde per mano del San Nicolò Notaresco. Gli abruzzesi corsari a Selvapiana legittimamente al 91esimo. I rossoblù sono scarsamente pericolosi nell'arco della partita e vedono sfumare il pareggio nel finale. Giornata rossoblù, giungono circa 600 spettatori, di cui una manciata da Notaresco. Cerimoniale nel quale il pubblico della Nord ha preparato una straordinaria e toccante coreografia in occasione del decennale dalla scomparsa del capitano di tante battaglie del Campobasso, Michele Scorrano. Compare proprio il volto di Michele e la scritta "c'è solo un capitano". Tutto questo mentre il capitano attuale Danucci accompagna la famiglia sotto la Nord, dove avviene l'omaggio floreale con rose rigorosamente rosso-blu. Cominciano meglio gli ospiti con una conclusione di Moretti in area deviata da uno di casa, poi da Sposito in calcio d'angolo dopo appena un minuto e mezzo. La partita è intensa ma senza grosse occasioni da gol. Ci prova al 25esimo Minella con un destro
canestro in corsa fuori misura al 29esimo da Dalmazia Bontà, che trova la parata sicura di Sposito. Al 35esimo cross di Giacobbe Coiati, si fionda sul pallone con un avversario. L'arbitro dice che si può riprendere con una rimessa del portiere ospite. Il Campobasso gioca troppo schiacciato, merito anche di un avversario giunto a Selvapiana con l'intento di portare a casa i tre punti. Al 43esimo e Bontà a sottrarre palla a Danucci, chiedono il fallo i campobassani. Bontà poi calcia molto male e a lato. Finisce senza gol il primo tempo. Con le immagini siamo nella ripresa. All'11esimo c'è il destro forte di Moretti respinto da Magri, con qualcuno del Notaresco che ipotizzava anche un tocco di braccio del difensore del Campobasso, ma non vengono ravvisate irregolarità dal signor Cavaliere Di Paola. Bagatti dal 13esimo fa entrare Islamai al posto di Salvatori. Al quarto d'ora è Giacobbe a girare alto con il destro, una buona palla gol. Intorno al 18esimo in campo anche Musetti al posto di Coiati nei rossoblù. Un solo minuto più tardi il destro di Bontà è destinato al fondo. La partita rimane interessante, ma il gol è questo grande sconosciuto. Al 29esimo a provarci è Bontà con un destro a giro su cui si deve tuffare Sposito. La girandola di Cambi non si arresta. Nei rossoblù entra anche Antonelli al posto di La Barba. Replica ospite con Rucci che rileva la ringe. Al 35esimo in verticale da Danucci ad Islamai che crossa bene, presa con brivido in due tempi di Monti. Gli aggiustamenti di Bagatti fanno sentire i propri effetti. Al 38esimo triangolo rapido da Alessandro a Musetti che chiama Monti ad una deviazione in calcio d'angolo. Sarà una delle palle gol più rilevanti di tutta la partita per il Campobasso. I rossoblù soccombono nel finale comandati 4 minuti di recupero, al primo dei quali Moretti disegna un bel cross corretto in rete di testa da Candellori. Preciso l'impatto con la sfera del centrocampista ospite. Da qui in avanti rimarrà poco da giocare. Inconsistente la reazione del Campobasso che torna a perdere a Selvapiana dopo 4 mesi di imbattibilità. Per il Notaresco è una vittoria che consolida la zona playoff. Per il Campobasso una brusca frenata che allontana temporaneamente il quinto posto. Restiamo in Molise, gara senza storia al Lancellotta. Il Pineto asfalta a domicilio l'Isernia con 4 reti realizzate nel solo primo tempo. Il finale è 1-5 per la squadra di Amaulo che resta a 2 punti dalla zona playoff. Dopo il KO dell'Aragona di Vasto, l'Isernia vive un pomeriggio davvero horror contro il Pineto nel pieno deserto dello stadio Mario Lancellotta, privo di tifosi che hanno annunciato la loro assenza attraverso un comunicato nel corso della settimana. Sugli spalti presenti solo poche unità, dirige il signor Russo della sezione di Torre Annunziata, strazio che parte al minuto numero 8 per il team biancoceleste. Esposito tutto solo nel cuore dell'area di rigore, gode della libertà di marcare il vantaggio abruzzese, concretizzando un assist dalla destra, avvio da incubo per l'Isernia che subisce a distanza di poco tempo anche lo 0-2 ad opera di Cruz da Silveira che da fuori infila il palo lontano alle spalle di Tano. 23esimo Tomasini dalla distanza fa partire una vera bomba e si inventa un gol straordinario per lo 0-3. Dagli spalti qualche timida voce lancia l'appello: vogliamo in campo i ragazzi di Isernia. 27esimo prosegue l'agonia sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra. Mazzei si iscrive anche lui alla festa e siamo adesso sullo 0-4, parziale che forse neanche il più pessimista dei tifosi avrebbe pronosticato dopo una scarsa mezz'ora di gioco. Nell'ultimo giro di lancette del primo tempo, timido tentativo di Frabotta parato a terra da Sciba, una squadra poco motivata con il morale sotto i piedi, con i fischi delle poche unità presenti si chiude la prima frazione di gioco. Supporto tecnico di Danilo Scarinci per la ripresa, dove l'Isernia trova il gol dopo 180 secondi. Romano ad attaccare lo spazio, a battere nell'1 contro 1 il portiere Sciba. 1-4 e per i locali che prendono un po' di coraggio. Petitti dalla distanza prova a mettere i brividi a Sciba, ma ci vuol ben altro. Poco più tardi il guastatore di turno è Cameni che nel cuore dell'area di rigore con un tentativo acrobatico spedisce il cuoio sopra la traversa. Non va meglio poco dopo a Marzio che trova la risposta del portiere avversario che blocca in tuffo. Pineto che invece punge di ripartenza. Al 34esimo scatta l'ora del pokerissimo per gli abruzzesi. Mazzei scodella sul secondo palo e Cruz da Silveira si fa
trovare pronto per la sua doppietta personale, la zampata vincente. A completare il pomeriggio no, nel finale ci pensa il palo colpito da Frabotta, finisce 1-5, giornata completamente da cancellare per la squadra di Mister Silva. Fondamentale invece già da domani trovare le motivazioni giuste in vista della prossima trasferta al Manuzzi di Cesena, nella tana della capolista. Dopo aver dominato il primo tempo chiuso con due gol di vantaggio, il Giulianova scompare nella ripresa e si fa rimontare e battere dal Sant'Arcangelo per 3-2. Nel dopopartita la dirigenza giallorossa ha contestato la direzione di gara. Con la testa alla Coppa Italia, la gara con il Messina, il Giulianova, privo del suo giocatore di maggior talento Di Paolo, perde una partita rocambolesca al Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo dopo aver chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio. Una ripresa incolore degli abruzzesi è bastata così al volenteroso 11 romagnolo per ribaltare il punteggio e incamerare un successo preziosissimo con la squadra di Galloppa, ora meno 3 dai giallorossi. Grandi recriminazioni al 91esimo in casa abruzzese per la direzione arbitrale di Bonacina di Bergamo. Dopo un avvio equilibrato al primo vero affondo, gli abruzzesi passano, punizione dalla tre quarti di Del Grosso e palla in area romagnola dove c'è De Fabritis che di testa in mischia sorprende tutti mettendo la palla in rete. Festa grande per i supporters del Giulianova presenti al Valentino Mazzola al seguito della squadra di Mister Bolzan. Al 21esimo proteste giallorosse per un contatto in area locale fra Ragone e Torelli che termina a terra e con l'arbitro che va però ad ammonire l'avanti abruzzese per simulazione. Il Sant'Arcangelo cerca di reagire ma la buona volontà non basta ai gialloblu per arrecare seri problemi dalle parti di Pagliarini fino al 28esimo quando De Cerchio dei 20 metri mira all'angolino sfiorando il palo di sinistra della porta ospite. Ma il Giulianova è spietato e alla vera seconda sortita offensiva trova il raddoppio con Tozzi Borseo che inventa e lancia Lenart che davanti a Ragone non sbaglia per il 2-0. Per la squadra del presidente Bartolini la gara si mette in discesa con Lenart pericoloso poi anche al 38esimo con un tiro cross che fa correre un brivido nell'area romagnola. Nella ripresa prima emozione al secondo con Corvino che su punizione dal limite chiama la parata a terra Pagliarini. Al sesto De Cerchio in area giuliese cade a terra in un contrasto di gioco che sembra regolare e con il direttore di gara che tra lo stupore generale assegna però il penalty che lo stesso De Cerchio trasforma con Pagliarini che può solo intuire. Gara che si riapre al Valentino Mazzola dove i locali si rianimano riprendendo ad attaccare e trovando al 20esimo anche con Falomi entrato in campo da qualche minuto la rete del 2-2 con l'ex pescarese che di testa su cross di Fabbri sul secondo palo mette la sfera alle spalle del portiere giallorosso. Ma la gara non è finita visto che al 38esimo Fuschi appena entrato sul campo entra in contatto in area abruzzese con Falomi che termina a terra per il direttore di gara bergamasco e ancora rigore con l'ex pescarese che non sbaglia per il 3-2, incredibile ma vero, con il Giulianova prima in vantaggio per 2-0 e ora sotto per 3-2, è costretto nel convulso finale ad attaccare alla ricerca del pareggio che però non arriva per la delusione dei tifosi giallorossi che abbandonano anticipatamente gli spalti e la rabbia di Del Grosso e compagni con l'espulsione a gara terminata di Tozzi Borsoi per proteste. E completiamo la nostra ricognizione delle partite di Serie D con la Vastese, una delle peggiori prove stagionali per gli aragonesi che vengono seccamente battuti per 3-0 dalla Savignanese. Vediamo. Dopo le prove d'orgoglio con Recanatese e Isernia, la Vastese sfodera una delle peggiori prove stagionali. Sbaglia totalmente il primo tempo, incassa due gol e si consegna di fatto ad una delle squadre migliori del girone di ritorno, la Savignanese, che con la vittoria di oggi mette insieme 19 punti nelle ultime 10 partite. Per la Vastese questo 3-0 è una disfatta che quasi cancella gli ultimi progressi e la timida reazione della ripresa non è stata sufficiente a riaprire i giochi. La Vastese conferma il 3-4-3, Montagni tiene in panchina Stivalette di Giacomo e lancia dal primo minuto Palestini e il debuttante Jenny Russo, out ancora Mataloni e Giampaolo. Nella Savignanese assenti Ballardini, Scarponi e Vandi, 4-2-3-1 con Francesco Manuzzi in prima punta, alle sue spalle Longobardi, sulle fasce gli attivissimi Peluso e Noschese. Si capisce sin dalle prime battute che l'approccio della Vastese è di quelli peggiori. Al secondo Longobardi semina il panico in area, tiro cross respinto da Patania, poi Guidi spreca, Montagni si sgola da subito dalla
dalla panchina, ma nulla da fare. Al quinto la Savignanese è già avanti, Peruso sfonda facilmente sulla sinistra e mette dentro per il rimorchio di Francesco Manuzzi, agevolissimo l'appoggio per l'attaccante dei romagnoli. Sulle fasce la Vastese non tiene, all'ottavo spunto di Peluso e Noschese, per poco non ci arriva. Al quarto d'ora la Savignanese raddoppia su azione d'angolo, Patania si supera sull'incornata di Guidi ma nulla può sulla zampata in mischia di Giacobbi che ribadisce in rete e firma il suo primo gol in campionato. Vastese dunque totalmente assente mentre i romagnoli in doppio vantaggio abbassano i ritmi e controllano con facilità le operazioni. Il primo tiro in porta biancorosso è di Cone, del tutto interlocutorio. Quando accelera la Savignanese dà sempre l'impressione di poter far male, al 34esimo taglio verso il centro di Noschese, tiro in corsa bloccato da Patania. Al 36esimo Montani richiama Geni Russo, ammonito poco prima, e inserisce Cicerello mettendosi a specchio con gli avversari. 4-2-3-1 con Fiore a ridosso di Leonetti. Ad inizio del secondo tempo timidi segnali di ripresa per la Vastese. Già dopo 20 secondi Leonetti va a prendersi un pallone di forza, appoggio per Palestini che sfiora l'incrocio dei pali. Ma in realtà è un fuoco di paglia, tanto che poco prima del quarto d'ora Montani effettua due cambi in rapida successione, dentro Sciva per Fiore e poi Sante Russo per Capellupo. A metà tempo la Vastese si fa rivedere con il cross di De Meio per la girata debole di Leonetti, anche Farnetti usa la panchina, dentro Brighi e Tamagnini, e proprio quest'ultimo chiama Patania ad un difficile intervento per sventare il 3-0. Dopo la mezz'ora la migliore palla gol per la Vastese, Cone fila via sulla destra, Leonetti in scivolata arriva in leggero ritardo all'appuntamento con il gol. Il finale poi è di nuovo tutto dei padroni di casa e in particolare del bomber Longobardi che al 43esimo va vicino al gol negato lì da Patania, poi lo trova al 45esimo grazie al preciso assist di Francesco Manuzzi. Finisce in tripudio per i padroni di casa, per la Vastese teste basse e una prestazione inguardabile da cancellare al più presto. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.